Episodio 5, emergenza ambientale. Buon salve, bentornati. Non sapete quanto odi il fatto che lui dice episodio 5, ma in realtà è il 4. Cioè, spero che si fixi questa cosa dell'episodio sfasato rispetto al gameplay. Bentornati, sono Enrico ZeroDX e questo è il mio gameplay di Clash of the Titans. Stai zitto, per cortesia, basta! Non costringermi a usare la frullata! Oh, e gira la testa, certo. Allora, andiamo a esplorare il quarto episodio col quinto livello. Che casino. Allora, usiamo... Che è? Perché sta musica? Ah, ok. Bene, 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 bene. Partiamo molto veloci, molto spediti in questo livello di scivolata, di skate. Tra l'altro questa musica pimpante, non c'è assolutamente niente nel gioco. Va bene, va bene, va bene. Ma ci va bene, ci piace per questo. Crash of the Titans, insomma. D'altra parte, vabbè, ci sono le piume che rendono l'azione molto più dinamica, per quanto sia possibile. Sali sull'albero, dammi dell'albero. Aspetta, c'è il cosino, benissimo, vabbè, a qualcosa è servita, a concept art. Bene, bene, tra l'altro i concept art di Titan sono bellini. Vai, ho preso il cesso, non l'avevo neanche visto, benissimo. Guarda quante piume! 1, 2, 3, 4, vai! È tutto così sto livello? Tutta scivolata? Sì, facciamola vedere, ma sto scivolando, cosa vuoi far vedere? Prendi la piuma! Oh, la mia voce mi sta... No, sto per cadere. Prendi la piuma? Perché la piuma dovrebbe far andare veloce? Qual è la logica verso questo potenziamento? Non lo so, non lo capisco. Aia, va bene, va bene. E quanto dura? Va bene. 1, 2, 3, 4. Salta, siamo arrivati. Ah, la segheria. Ha frenato. La segheria, se non erro. Ok, andiamo a vedere. Salta con le tue scarpine. Belline, le scarpine. Ok, mi ricordo questa ambientazione. Sì, la segheria, proprio la segheria. Bene, adesso... Adesso cosa succede? Guarda come non succede assolutamente niente, però. Cosa sta facendo? Si dà le pollate in testa lui. Quello è malato. Ha sputato roba verde, roba blu. Tutte queste stupidaggini vegetali. La ragazza capo ci fa lavorare troppo. La ragazza capo ha un piano per questa roba. Questo materiale le serve per il super robot che sta costruendo. Non è un robot, è un automa. Cosa? Avete capito bene, un automa. Sono stufo di questa conversazione. Ehi, un bandicoot. Ma che cosa? Oh, va bene, non lo so, non ne voglio sapere niente. No, la frullata. No, il rutto viola. Per favore, non ruttarmi robe viola. Allora, andiamo veloci verso la nostra destinazione. Guarda bello però, guarda belli i legni con tutte le ombreggiature, bello. Bene, mi fa piacere che lui la prenda da solo la cosa. Andiamo a fare subito... No, fermo, salta e vai. Andiamo a fare subito la... Niente, non si usa, va bene. Andiamo a fare subito il bonus. Calcia più non posso, prendi a calcio gli scagnozzi per distruggere tutte le bombe prima che il tempo scada. Ok, vediamo. Ok, 15 devo fare. 1. No, non questi. Perché non me li conta? Prendi a calci gli scagnozzi e non me li conta. Forse non devo prendere la maschera? Devo farlo senza maschera? Devo usare loro? Perché non me li conta? Fammi vedere. Niente, mi sa che devo usare i calci normali allora. Che devo fare, scusami, Prendi a calci gli scagnozzi e li prendo a calci e non funziona. No. A calci, scusa, questo qui è un calcio. Perché non funziona? Oh, io ho fatto quello che mi dici. Ma perché? Prendo a calci e non mi conteggia nulla. Boh, ragazzi, ditemi voi.
Ho letto male io. Ma non è possibile. Va bene, va bene. Ma Clash of the Titans è anche questo, probabilmente. Dai, ma mi sembra. Mi sento stupido. Ho letto male per forza. Si può rifare, no? Scusa. On no! On no! Ma dai, io smetto. On no! Ma come on no? Vabbè, non lo so. Boh, prendi a calci eppure non è vero. Va bene, pazienza. Meraviglioso. Andiamo via. Un altro disceso, un altro discesone. Benissimo. Ah no, fermo. Questo è nuovo. Non è un tecnoriccio. Cos'è? Oh, ah, quello che rotola. Non mi ricordo come si chiama. Questo non si può rompere. Si può rompere con lui, probabilmente. Vediamo se lo recupero. Fermo. No. Nonostante sia enorme, 10 volte più di me, io riesco comunque a sopraffarlo. Bellina l'animazione di Crash che si tira su da solo. Ti prego, vai. Sarei tentato di riprovare a fare il bonus, perché non è possibile. Dai, premi il comando di selezione per vedere il tutorial. Il comando di selezione. Ah, il rino rotante, attacco di corna. E quell'altro cos'era? Sbagliato, quell'altro era tieni premuto rotolamento. Ok, così. Dammi questo qui che mi serve. Ecco, benissimo, un po' di aura. Potenziamento attacco rotante, bene. Ho rotto i cessi. Ma andiamo a riprovare questo. Voglio. Prendi a calci gli scagnozzi per distruggere. Ah, le bombe. Sono un cretino. Che figura barbina. Quindi devo tirare gli scagnozzi sulle bombe. Non l'avevo letto. Ma perché devo fare queste figure di merda, veramente? Scusate, mi dispiace. Mi sento veramente. Ma è difficile, eh. È difficile che appare. Aia. Sì, l'ho belle beccate. No. Cavolo. Effettivamente l'avevo viste le bombe, ma non credevo che dovessi tirarci gli scagnozzi, perché. L'ho preso! Però sono anche morto. Bella tostina questa sfida. La vogliamo riprovare? Riproviamola, ma sì. Riproviamola. Sfruttiamo le occasioni in cui Titans ci rende il gioco complicato. Almeno si gioca, forza. Allora, riprendiamo la nostra mascherozza. Cerchiamo di frullare in modo di essere più veloci. Vai. Vediamo se riesco a beccarla subito. Sgro, olè, benissimo. Tre, quindi sono tre alla volta. Per favore, se ne vada, per favore. Dai. No, è andato via, è andato fuori dal ring. Mori, prendi un'altra maschera. Forza. No, non bene. Bisogna anche prendere la mira. Vai. Bene. Altre bombe? Ah, sono proprio distanti queste bombe qua. Poi loro messi proprio davanti. Gro. Molto bene. Queste dovrebbero essere le ultime. No, non è vero, ce n'è altre. Le ultime tre sono qui. Dai, ci si può fare. Sgro. Ben fatto. Pupazzino. Bene. Concept art? Non so cosa serve, ma vabbè. Qualcosa ci ha sbloccato. E ora riammazziamo lui. Forza, prima che finisca il potere. Benissimo. E vediamo se c'è di nuovo il per due. Rotola. È rotola però. Devo tenere pigiato anche. Su. No, non c'è più il per due. Ce lo siamo puppati. Va bene. Prendiamo l'aura. Prendi quest'aura. E andiamo verso il coso. Ah, potevo farlo anche in scivolata, eh? Ok. Ci sono le piume, ma io preferisco farmelo con il rino rotante. Bene. E qui già un po' più di gioco c'è qui. Questa è bellina questa fase. È carina. Bello che il rino rotante è immune alle esplosioni. Ricorda molto le scivolate di. Ah! Le scivolate di Twin Sanity con Cortex. Solo che queste sono un po' più gestibili. Quelli di Cortex e Twin Sanity andava veramente dove voleva lui. Ai 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 ai.
Ok, è sopravvissuto, meno male. Cortex andava proprio dove voleva lui. C'era dei... Era veramente rotto. La scivolata di Cortex era rotta. Poi c'erano dei punti dove dovevi saltare per prendere le TNT. Esplodeva tutto, morivi, non c'era modo di evitarle. Devastante, però, devastante. Bello lungo, è tutto così sto livello, mi sa. Dai. Era meglio se non sacrificavo il coso, ma tanto abbiamo il nostro Aku-Aku. Vai, veloce. Aiuto. Tutto da capo? No, meno male. Questo è un gioco come si deve. Forza, salta. Visto che c'ho anche la maglia arancione. No, fermo. Vai, salta. Aia! No, aspetta. Su. Perso il tempo. Mi stavo facendo passare, però, Dai. Perfetto. Veloce. Vai. Veloce. Bene. L'ho preso. Ah! Finito qui il livello. È finito qui il livello, per forza. No. Sì. Ok, allora se ne fa un altro. Quindi dal prossimo episodio probabilmente sarà ancora più sfasato poi la corrispondenza numero di episodio, numero di livello. Va bene, andiamo avanti. Il gioco non va avanti. Vai avanti. Info, vabbè, tutte le info. Ripeti la stanza del Laura, certo, subito. Andiamo avanti, continua salvataggio e prosegui nella storia. Mi fisso, mi guardo. Non si mangiano i mattoni marroni. Cosa? Quali mattoni marroni? Vabbè, non lo so. Però che bello, mi sto divertendo, incredibile, ma vero. Allora, dai, su, sgro, olè, perfetto, aspettiamo che arrivino i... Come si chiamano quei titani lì che ti permettono di sparare ai bersagli? Non ho visto il nome. Usiamo il potere delle punte, sgro, no, vabbè, l'ho usato in vano. Vai. Vai di sotto, mori! Ah, brutta... Ok. E... Arrivano? Non arrivano? Sì che arrivano. Cioè, arrivano dopo. Devo anche ammazzare varie ondate. Ci sono le ondate di titani da affrontare prima di avere... Addirittura, avere quelli che ci servono. Benissimo. Ma io me ne frego perché questo gioco va affrontato per le sfide che ci offre. Dai, su. Bisogna... meno male ho messo facile, sennò ne usciva a 700 di ondate. Finché non mori non arriva l'altra ondata. Bene. E... Adesso... Neanche ancora... Ma sul serio? Quanti ne devo far fuori? Ma veramente? Ma sto sbagliando? Attacco caricato. Dai, sono 5 minuti e sto facendo la solita cosa. Su. Mori. Quell'altro non muore. Vediamo quanto ci... dai. Ora fammi arrivare quelli giusti. Era così davvero. Bisogna ammazzare più ondate prima di far arrivare e far spawnare i titani che servono. Va bene, ok. Questo è proprio per allungare il brodo. Va bene. Capite quando dico che questo gioco non è proprio quello che vi ricordate. Però va bene, giusto così. È giusto sperimentare, capire, imparare dai propri errori. Ma soprattutto... affrontare i nostri demoni interiori. Che io giocando di nuovo a Titans dopo tanti anni sto effettivamente affrontando i miei demoni, perché giustamente bisogna affrontare anche quello che non si apprezza o comunque non si conosce, perché è vero, io conosco molto meno Titans rispetto a tutto il resto di Crash ed effettivamente non è giusto che io giudichi male Titans senza prima rigiocarmelo.
ed è proprio per questo che me lo sto rigiocando, proprio per avere una coscienza più coscienziosa nel giudicare questo gioco. Mori. No, no, cadere, no, cadere nella nebbia, grande! Ho fatto un triplo settiplo salto, non lo so cosa è successo. Su, vai. Oh, mori! Oh, sto incazzando, forza. Prendi Laura. Prendi questo, esploso tutto e ora si va. Un altro bonus. Ho lasciato mezzo chilo di aura indietro. Un altro bonus. Ah, giusto, perché era quello di prima, quello. Giusto. Sconfiggi tutti i nemici prima che il tempo scada. Bruttanti rotolamenti. Era proprio necessario il punto. Cioè, il countdown all'inizio, quando palesemente io sono pronto per giocare. Vabbè. No. Su. Forza. Allora. Rotanti rotolamenti, rotoliamo e ammazziamo. Forza. Su, prendi Laura. Aiuto, vai di sotto. Prendi Laura. Bene, mori. Devo ammazzarli tutti, penso, giustamente. Uno. Bene, morto. Uno. Due. Finito. Mori. Mori. Finito. No, ce n'è ancora, ce n'è ancora. Sì, va, finito. Finito un tubo, finito. Ok. E ora? Ancora? Ah, ben fatto, va bene. Ciaone, ciaone. Prendi la bambolina. Vabbè, non mi è piaciuta questa sfida. Era più bella la di prima con le bombe e tira a piattello. Va bene. Ok, ok. Tra l'altro, è vero che questo Crash è più bellino di quello di Mutant. Perché Mutant, cioè il modello di Crash è proprio bruttino. Sebbene credo che il gioco sia un po' meglio. Sono morto? Ma l'avevo crashato tutto. Evidentemente mancava un pezzettino e ha visto bene di ammazzarmi. Però meno male il checkpoint era vicino. Sgro! Sgro! Vai! Su! Su, su che a casa si annoiano, forza! Martello pneumatico rotante? Ma è una mossa di Crash, mi sa. Martello pneumatico rotante. Aspetta, prima bisogna sfondare questo. Vai. Cos'è sta roba? Tic tac, premi il pulsante per saltare più in basso. Ah, ok, ok, ok. L'ho già fatto, in realtà, nel secondo video, nel primo video. Sì, la mossa a parete, l'ho alzata a parete, l'ho già fatto. Perché me lo fai rivedere? Forza. Gro. Aspetta. No, lo premiamo dopo. L'attacco pneumatico. Forza. Su. Vai. Vediamo. No, aspetta. Ah, ok. Ok, bellino. Devo pigiare triangolo invece di quadrato. E non gli gira neanche la testa. Incredibile. Incredibile davvero. Salta. No, salta senza saltare di sotto però. Forza, su. Questo episodio si sta prolungando oltre le sue durate canoniche. Non voglio fare episodi troppo lunghi, altrimenti diventano noiosi. Benissimo, concept art sbloccata. Bene. E rompi anche questo cesso, che ha visto c'ha la ventolina dietro, ovviamente per disperdere il puzzo, perché altrimenti sarebbe sconveniente, insomma, avere del puzzo veicolato dalla ventola, cioè senza la ventola. Va bene, ragazzi, dico cacate, giusto per i più. Guarda quanto è texana questa ambientazione. Guarda anche quanto non c'è niente assolutamente in questo corridoio. Giustamente le uniche interazioni sono questi cazzo di incontri ripetitivi, ripetuti in eterno, sempre arene piene di nemici da affrontare nel solito modo. Io non so, ragazzi, come sia possibile. Forza, usiamo un nuovo attacco, forza. Chio chio. Guarda, li becca nemmeno quelli lontani, giustamente. Forza. Prendi il Wumpa, che ci farebbe comodo. Ci farebbe comodo Wumpa. Vai. Ora, cos'è un granchio? No, un gambero. Un gambero con la mela in bocca. Va bene, carino. Questo è nuovo. Questa è una specie di elefante muscoloso con i pettorali sviluppati. Forza. No. Vabbè, però il pugno, la pedata magica serve a tutto, Forza, su. 2 ore e mezza. Vediamo come si chiama questo. Elefandrago.
Quadraso aspetta Quadraso. Quadraso aspetta Quadraso. Ma che mossa è Quadraso aspetta Quadraso? E poi tieni premuto Fiamma Gloriosa. La proveremo quando avremo dei nemici. Aspetta, rompiamo tutto. Bello, bello Ghiozzo. C'è anche l'attacco potenziato. Va bene, è potenziato nella sua lentezza. Cioè è la lentezza che è stata potenziata. Rompi, niente. Devo usare per forza attacco potenziato lento. E uno non basta, giustamente. Su, per Dio. Per Dio. Dai. Ah, proviamo l'attacco fiammeggiante. E non me lo fa fare. Ma perché è tutto così lento, eh? Va bene, bello, bello, mi è piaciuto, mi è piaciuto. Mi è piaciuto, c'è il per 2, prendi il per 2. È troppo lento questo. Prendi anche il cessino. Tutti i robot spira distrutti. Ma guarda quanto è lento. Ora mi becca la sega, eh? Ok. Bella quest'ironia con i cessi. Il cesso distruttibile. Bello, bello. I cessi fanno tanto ridere. Vabbè ragazzi, è così, non c'è niente da dire. Forza, ma ti rendi conto di quanto è lento? Se io premo triangolo. Mi spiace. Mi puppate l'episodio più lungo stavolta. Su! Però, che poi è bello che Aku Aku diventa enorme, si deforma, diventa sempre più grosso in relazione al titano. Non c'è versi, eh. Vai. Durata scivolata. Io me ne vado, io non sto a portarmelo fin lassù lui. Vedi, cioè ci mettiamo un quarto d'ora, arriva qua giù col titano. Vabbè, pazienza, dai, Laura resta lì. Pazienza. Forza, 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 forza. Ah! Bello come volano via. Attenzione, attenzione, attenzione. Umè. Finito livello. Io non c'entrerei qua dentro, fossi lui, ma... Lui invece c'entra. Bene. Non credo di aver fatto un re delle combo almeno stavolta. Esatto. Bronzo. Fare schifo a Titans. Va bene così. Vai. A posto. Ci vediamo al prossimo episodio. Iscrivetevi. Trovate tutti i link in descrizione. Qualsiasi link c'è. Abbonamenti, social, Instagram, tutto. Alla prossima, bimbi. Super ciao.